Come vi abbiamo anticipato nei miei news di domenica scorsa, presso il Centro Congressi di Amantea, la Principessa, si sono svolti i lavori dei delegati nell'Assemblea Nazionale della Gilda degli Insegnanti per elaborare le linee guida del prossimo contratto scaduto dal 2009. Le elezioni dell'RSU, che si terranno a marzo 2018, probabilmente nel periodo elettorale delle elezioni politiche, è stato l'altro tema su cui hanno lavorato i delegati. Da Mantea, il resoconto di Giuseppe Candido. Dopo aver ringraziato i coordinatori provinciali per il lavoro fatto durante tutta l'estate, ad aprire i lavori dell'Assemblea Nazionale dei Delegati della Gilda Nazionale degli Insegnanti è stato proprio il coordinatore nazionale Rino Di Meglio. Aprire con un ringraziamento a nome dell'associazione a tutti i coordinatori provinciali e altri colleghi che durante quest'estate hanno svolto un lavoro immane, perché noi cresciamo e progrediamo perché c'è un grande spirito di sacrificio nelle province. Io so come avete passato l'estate perché. Sì, noi oggi dovremmo parlare di contratto e dell'RSU. Io penso però che prima vorrei introdurre l'argomento un po' più da lontano, intanto con una piccola notizia di cronaca, perché stamattina ho aperto la rassegna stampa e ho visto un articolo su Sole 24 Ore che riguardava il problema. Sembra un problema che non ci riguardi, ma è un problema di civiltà generale che tocca anche noi, è il problema della trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione. E cioè, questo è un paese strano che ogni tanto fa dei passi avanti con delle belle leggi come la famosa legge sulla trasparenza e con le successive modificazioni, una legge in base alla quale lo Stato dovrebbe essere una specie di casa di vetro dove si vede tutto, no? E poi invece facciamo i passi indietro come il gambero perché c'è un potere occulto che non è quello della politica, perché ci sono poteri che sono potenti ma che non sono eletti da nessuno, che è il potere della grande burocrazia dello Stato italiano che invece ci fa fare dei passi indietro. Cosa stava scritto sul giornale? In pratica. Prima la legge Brunetta e poi anche quella Madia. Alla pubblicazione delle retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione su tutti i siti istituzionali, no? Che è successo? Che l'hanno fatto una serie di ricorsi, l'hanno impugnato, hanno ottenuto la sospensiva, per cui in questo momento non si pubblicano più le retribuzioni sui siti, e l'ultimo passaggio sarà la Corte Costituzionale che si pronuncerà perché hanno detto che è incostituzionale che gli stipendi di alcuni si pubblichino e degli altri no, no? Quali sono quelli che non si pubblicano? I vostri. I nostri stipendi non si pubblicano. Tant'è che avete visto la resistenza feroce che è stata fatta dall'Associazione Nazionale Preside per non far pubblicare le retribuzioni del bonus merito per non renderle pubbliche. Questa è una vergogna nazionale, che il dirigente scolastico ovviamente nega la trasparenza sui compensi del fondo d'istituto, sul bonus merito, perché c'è un ordinamento che lo copre e glielo consente. E io penso che sia sbagliato, perché penso che in un paese civile, quando si tratta di pubblica amministrazione, tutto debba essere assolutamente trasparente. Il senatore nazionale Rino Di Meglio, che dopo aver parlato di burocrazia che nel nostro paese soffoca la trasparenza, si è poi subito soffermato sul fallimento della chiamata diretta applicata in meno di una scuola su tre e su quella che ha definito la grande beffa dell'organico dell'autonomia, introdotta entrambi dalla legge 107. La buona scuola è fallita, tant'è che non sono riusciti neanche a fare la chiamata diretta, tant'è che le cose non funzionano, perché si vede benissimo sotto gli occhi di tutti che siamo peggio di prima, che non ci ha fatto nessuna buona scuola, perché in realtà stiamo affogando più di prima nella burocrazia e nella non trasparenza. Questo è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto che gli ambiti non funzionano perché ne nascono di tutti i colori. Abbiamo visto che il problema dell'organico, dell'autonomia, è una grande beffa, perché nella teoria voi sapete che l'organico dell'autonomia è una teoria che ha una sua bellezza, ma che si è dimostrata negli anni inattuabile, doveva essere un organico stabile per la durata del ciclo scolastico, cioè o per 3 o per 5 anni, e quindi doveva garantire l'effettuazione di un dato progetto didattico, ed è una pura chimera, perché non se ne esce, perché bellamente organico di diritto e organico di fatto continuano a sopravvivere tranquillamente, perché non hanno risolto il problema del precariato, perché abbiamo i precari come prima e più di prima.
i posti scoperti nelle scuole, lo sapete benissimo come stanno, e hanno con la buona scuola assunto migliaia di persone, 50.000 persone, istituendo l'organico potenziato, che in realtà nella maggior parte dei casi non è servito assolutamente nulla, perché hanno dato alle scuole insegnanti diversi da quelli che servivano effettivamente. Alle scuole, lo sapete bene, serviva l'insegnante di matematica ed è arrivato quello di diritto, serviva quello di diritto, è arrivato quello di educazione fisica, e sono 50.000 posti che sono sprecati. Sono talmente inutili, che è bene che lo sappiate, che quest'anno il ministro dell'istruzione ha preso 1.000 di questi posti e li ha mandati negli uffici scolastici provinciali a fare la tutor dell'alternanza scuola-lavoro. Mi dicono che in alcune province questi sono andati nei provveditorati, gli hanno dato un ufficio, una scrivania, che si guardano intorno perché non sanno neanche esattamente che cosa debbono fare. Però sono 1.000 posti, cari colleghi, perché tenete conto che poi quando hanno... dopo che hanno dimezzato i distacchi sindacali tanto vituperati, no? Sapete quanti sono in tutto i distacchi sindacali nella scuola per tutte le organizzazioni sindacali? Nel nostro comparto, diciamo quello dell'istruzione della scuola, sono 306. Parliamo di 306 distacchi in tutto, no? Quindi i 1.000 che stanno a girare negli uffici scolastici locali, territoriali, sono in realtà addirittura il triplo dei famosi sindacalisti distaccati, tanto vituperati. Per coerenza non abbiamo firmato il contratto sulla mobilità negli ultimi 2 anni, che per noi è una questione di coerenza, perché mai e poi mai, dopo aver combattuto contro la chiamata diretta che noi consideriamo incostituzionale, andiamo a firmare un contratto che in qualche modo comunque la prevede, un contratto mitigato violando la legge, perché la legge è chiara, la legge 107 diceva che a partire dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità dei docenti avviene su ambito, tant'è che quel contratto lì è stato messo in opera, ma avete mai visto il contratto definitivo registrato alla Corte dei Conti? Non esiste. Si fa la mobilità, e questo lo dicono anche dall'altro versante i dirigenti scolastici, si fa la mobilità su degli atti giuridici che sono assolutamente imperfetti, che non sono definitivi. Si sono inventati, per tentare di mettere una foglia di fico, la questione delle competenze, no? Dei criteri e le competenze che dovrebbero servire a dare dei criteri oggettivi, rifiutandosi pervicacemente, questa è l'amministrazione, di riconoscere la cosa più importante, che è l'anzianità di servizio, come se non fosse un requisito importante per fare un buon insegnante. Noi difendiamo l'esperienza, l'esperienza è importante, certo, poi ci sono anche giovani che sono più bravi degli anziani qualche volta, no? Ma diciamo che dovendo fare dei criteri oggettivi, sicuramente un criterio importante per definire la professionalità di un docente è l'anzianità di servizio in quel specifico posto di insegnamento, no? Perché altrimenti andiamo come al solito nella deriva di dare importanza a chi fa altre cose rispetto all'insegnamento, a chi si occupa di questioni burocratiche nelle scuole, e questo è assolutamente inaccettabile. Dobbiamo fare tutte le pressioni possibili, io lo sto facendo nel mio ruolo, nel mio piccolo, però ovviamente ci vuole la collaborazione di tutti, sui partiti politici che andranno alle elezioni, chiedendo in tutti gli schieramenti di pronunciarsi per l'abrogazione di quelle parti della legge 107 che a noi non stanno assolutamente bene, che non vi vado a elencare, ma le conoscete meglio di me. Abbiamo dei partiti che si sono già pronunciati, che sono i pentastellati. Dopo di loro ci sono stati pure i Fratelli d'Italia, c'è stata, mi dicono, ma non ho ancora visto un comunicato ufficiale, anche la Lega. Dobbiamo fare in modo di interrogarli uno per uno. L'esigenza di trovare un sistema per far finire l'immenso contenzioso davanti ai giudici, perché le ho detto non è possibile che sviluppiamo tutto questo contenzioso e che non abbiamo la possibilità, come avveniva in passato, di avere, non dico ricorso gerarchico, ma almeno ripristinare la conciliazione obbligatoria, perché se noi mettiamo un procedimento del genere, noi facciamo sì che almeno la metà di questi contenziosi si fermino prima di arrivare dal giudice. Non è possibile, perché è una spesa assurda per i colleghi, è una spesa
assurda anche per l'amministrazione, che poi deve pagarsi gli avvocati, deve perdere tempo, carte su carte. E tutto questo perché non c'è il buon senso di trovare una strada che faccia sbollire. Quando c'è, sapete benissimo, in alcuni casi c'è la ragione tranquilla del collega che deve fare è costretto a fare un ricorso, del dirigente scolastico dice no, va, portami dal giudice, pertanto lui non paga perché il dirigente scolastico è coperto intanto dall'avvocatura dello Stato. Il dirigente scolastico, se non fa un reato penale, non paga mai, perché nel contratto dei dirigenti scolastici c'è pure l'assicurazione, che noi non abbiamo. Manco c'è logica nell'assegnazione di dirigenti scolastici. Com'è possibile che in Italia noi ci possiamo trovare con un docente che non ha avuto nessuna esperienza tecnica, magari docente di musica, a dirigere un ITIS, o viceversa un docente ingegnere a dirigere un liceo musicale? È una follia pura che succede solo in Italia, perché la logica vorrebbe, per evitare danni da inesperienza, che chi va a dirigere una scuola avesse al minimo un minimo di esperienza su quel tipo di scuola. Di Meglio ha incentrato il suo intervento sulla questione contratto collettivo nazionale del comparto scuola, scaduto ormai dal 2009 e che il governo sembra voler rinnovare. La cosa grave è che ancora mancano i soldi, ha detto, e che non sia certo che l'ammontare dei soldi a disposizione qual è. Intanto vi devo dire che il contratto non si è avviato neanche lontanamente, perché fino ad oggi, l'avete visto sui giornali, sarà un anno fa in Assemblea Nazionale vi ho detto guardate che il contratto non sta in alto mare ma sta nell'oceano, ve lo ricordate, che è passato un anno e hanno fatto degli incontri ogni volta dicendo alla stampa che si era avviato il contratto, ma non è assolutamente vero. I contratti nostri sono contratti di comparto, quello dell'istruzione, che adesso purtroppo poi comprende altri sottocontratti, quindi sarà molto complicato perché abbiamo la scuola, che siamo noi, l'università, la ricerca e l'AFAM, quindi faremo un contratto, ne faremo quattro, fintamente sarà uno unico, ma in realtà ci sono talmente tante differenze che saranno quattro contratti contenuti in un unico libretto. Ma a parte questo, la propaganda che è stata fatta è di dire alla stampa che si stava aprendo il contratto. Invece non hanno mai fatto un incontro per quel che riguarda noi, ma hanno fatto soltanto degli incontri a livello di confederazione, dove noi siamo presenti perché abbiamo pure la confederazione, come sapete, ma di carattere totalmente generale e senza affrontare nessun problema. Hanno aperto formalmente la contrattazione delle amministrazioni centrali, che sarebbero i ministeri per intenderci, e della sanità. Non hanno aperto ancora quello della scuola, che il ministro diceva si doveva aprire entro il 31 luglio, vi ricordate? Perché l'atto di indirizzo è ancora fermo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha vistato quell'atto di indirizzo. Come non hanno aperto ancora il contratto degli enti locali. Gli altri due sono stati aperti per modo di dire, perché si è fatta una riunione preliminare, che è quella che faremo anche noi per cominciare prima o poi, dove si va tutti quanti lì, si fa un bel discorso di politica generale, poi si torna a casa, perché bisognerebbe poi, per fare il contratto vero, aprire i tavoli tecnici. Oltretutto, manca una cosa fondamentale, certo si può discutere anche prima, manca una cosa fondamentale, e sono i conquibus, cioè i soldi, perché lo stanziamento è stato fatto, che è sul tavolo oggi, sono i 35 euro lordi. Sapete che la cifra promessa è una cifra di 85 euro lordi medi pro capite in regime. Vi ho già spiegato, ma lo ripeto perché è sempre utile, come si arriva dal lordo al netto. Intanto, prima cosa, va levato via il 24%, perché sono gli oneri a carico dello Stato, si chiama il lordo Stato, che sono gli oneri del datore di lavoro, che è il 24%. Quindi se avete 100 euro, levate 24, non sono 100, è più facile fare il conto. Poi dovete levare l'11% di ritenute previdenziali a carico del lavoratore, sono la nostra quota di contributi. Poi bisogna levare l'IRPEF. L'IRPEF è mediamente nella nostra categoria il 30%, perché c'è il 27% come aliquota, più poi ci sono quelle che variano un po', regionali e comunali, alla fine un altro 30%. Quindi gli 85 euro, se fate un conticino, alla fine si riducono a 40 netti.
Quindi si tratta di una cifra molto piccola, ridicola rispetto a ciò che abbiamo perso in questi anni. E poi c'è un altro grosso problema che dovete conoscere, il problema degli 80 euro di Renzi. Perché il 41% dei lavoratori del comparto scuola, compresi gli insegnanti però, perché sono tantissimi insegnanti che rientrano in questa categoria, se prende l'aumento contrattuale perde gli 80 euro perché supera i 1500 euro di reddito. E quindi, secondo l'atto di indirizzo generale, il contratto doveva fare in modo da sterilizzare questa situazione, ma vi rendete conto che è impossibile con quei quattro soldi. È per quello che qualcuno sulla stampa aveva parlato giustamente di un rischio di contratto alla Robin Hood, di levare da una parte per dare dall'altra, perché che vuol dire? Che se uno va a perdere gli 80 euro, gliene devo dare 160 per pareggiare la perdita dall'altra parte. Ma allora quell'altro che è più anziano e che non ha il problema, che cosa gli do? E poi con quella somma lì bisognerebbe pure pensare a incrementare il fondo di istituto, e nell'atto di indirizzo si parla anche del welfare, cioè di benessere, cioè dei provvedimenti che ovviamente costerebbero per aumentare il benessere della categoria, che so, tipo, ne parleremo dopo su quelle che possono essere le nostre linee, tipo il buono pasto per esempio, no? E poi ci sono altri macigni che pesano, colleghi, di cui vi ho già parlato. La prima linea di battaglia che dovremo tenere in questo contratto è evitare che si peggiorino le nostre condizioni, perché il rischio è molto serio, il rischio viene da lontano, nei discorsi che già si facevano con i precedenti governi, e quando usano un linguaggio camuffato, no? Quando si parla di aumento della produttività, voi cosa pensate che significhi? Significa che devo con lo stesso stipendio lavorare di più, oppure se ti do 10 euro di aumento mi devi lavorare per 30 perché devo recuperare produttività, perché aver passato 9 anni senza contratto, aver avuto una perdita che secondo dei calcoli statistici o va al 7% o va addirittura al 15% secondo altri conteggi, quindi delle perdite per l'aumento del costo della vita notevoli, a questo punto dovremmo andarci ancora a perdere, magari aumentando l'orario di servizio o rinunciando agli scatti di anzianità, perché levando a tutti gli scatti, che come sapete che è una battaglia che prosegue da parecchio tempo, che se li abbiamo conservati, sia pur con la perdita dello scatto del 2013, beh, la Gilda è stata protagonista di questa importante battaglia, e perché c'è anche stato qualche sindacato che, quando abbiamo toccato il fondo d'istituto, che l'abbiamo più che dimezzato con questa operazione, per alimentare gli scatti di anzianità, la CGIL non era d'accordo, per esempio, e i colleghi invece sono stati d'accordo con noi. La buona salute della nostra organizzazione, dovuta al vostro lavoro quotidiano, ma anche al fatto che abbiamo fatto delle battaglie che ci hanno differenziato dagli altri, ci hanno fatto riconoscere, insomma, diciamo che sono battaglie molto importanti che non dobbiamo mai dimenticare. La nostra prima linea sarà che l'orario di servizio e gli scatti d'anzianità non si debbono assolutamente toccare. Io penso che noi sia importante che si esca da questa assemblea con un documento di linee guida per il contratto, un documento semplice, secondo me, di pochi punti chiari, e anche con qualche battaglia riconoscibile, e anche con qualcosa che si può ragionevolmente ottenere. Una prima richiesta che penso noi dobbiamo fare dal punto di vista economico, visto che i soldi stanziati nella legge di stabilità e quelli che saranno stanziati adesso, si presuppone, sempre che non ci ripensino per strada, saranno scarsi, dobbiamo chiedere con forza di prendere le risorse sprecate dalla legge 107, bonus merito e anche la carta per l'aggiornamento, e portarle nel contratto. Poi, un'altra richiesta che secondo me dobbiamo poter affiancare a quella del mantenimento degli scatti, e che è irragionevole, che non comporta costi, è l'abbreviazione del percorso di carriera. E cioè, noi abbiamo una situazione per cui molti colleghi non riescono a raggiungere l'ultimo scatto, quello del 35° anno, perché tra laurea, abilitazioni, concorsi e una cosa l'altra, il tempo passa e si arriva all'età pur avanzata oggi prevista per la pensione senza riuscire a raggiungere l'ultimo scatto. Richiedere, secondo me, che l'ultimo scatto di stipendio,
a condizione che tutto resti uguale come oggi, raggiungerlo al 30° anno anziché al 35°, abbreviare il percorso in modo che almeno tutti i colleghi abbiano la prospettiva, prima di andare in pensione, di arrivare all'ultimo scatto. Poi ci sono delle altre battaglie che possiamo sostenere, e il riconoscimento del preruolo totale per tutti. Ci sono normative europee, ci sono tantissime sentenze della magistratura, bisogna finirla con la storia del riconoscimento parziale del periodo prestato prima dell'ingresso in ruolo. Stessa cosa per i precari, l'assoluta parità di trattamento dei precari rispetto al personale di ruolo, sia come ricostruzione di carriera, sia come il diritto, nei limiti della nomina ovviamente, a tutte le assenze cui hanno diritto i colleghi di ruolo, perché non è giusta questa discriminazione, si fa lo stesso lavoro, si ha lo stesso stipendio e bisogna essere equiparati in tutto, lo prevede la normativa europea in tema di lavoro ed è una battaglia di civiltà che dobbiamo assolutamente fare e vincere. Poi ci sono altre cosette che possiamo chiedere, mi sono fatto qui alcuni appunti come la riscrittura delle norme relative al tempo parziale. Lì dobbiamo affermare un principio molto semplice e banale, che il lavoro gratis non esiste per nessuno. Non ho capito perché il collega che ha un contratto a tempo parziale debba essere pagato a metà e poi invece farsi tutti i collegi di docenti, i consigli di classe. Questa cosa non esiste. Se ti pago a metà mi devi far lavorare per il tempo che tu mi paghi, perché guardate, scusatemi se mi dilungo, ma c'è un principio fondamentale che a me piace riaffermare, perché è un principio importante, è che io ho una proprietà importante, potrei non essere proprietario di nulla, né della casa né dell'automobile, ma c'è una proprietà che ogni essere umano ha e che è la più importante di tutto, che è il tempo. Il tempo è un patrimonio unico che non si può ricreare e quando si consuma non c'è più. Quando io faccio un contratto di lavoro con qualcuno, che sia pure lo Stato, io cedo a costui una parte del mio tempo, cedo una parte del mio tempo in cambio di una retribuzione, ma è finita lì. Non si può pensare che il mio datore di lavoro possa pretendere da me più tempo di quello per cui io sono pagato. Guardate che questa è una cosa importantissima, perché la tendenza allo sfruttamento del tempo degli insegnanti nelle scuole è una cosa intollerabile, sta peggiorando sempre di più con prepotenze, prevaricazioni, gente che ti fa andare quando non ti tocca. E allora io vorrei che una frase di principio generale, semplice come quella che vi ho enunciato, è indiscutibile, perché non si può discutere, perché soltanto nei paesi totalitari il dipendente può essere schiavizzato per ordine del dittatore, ma nei paesi civili e democratici non è possibile, perché l'enunciazione è che lo Stato non è il padrone del mio tempo, il dirigente scolastico non è il mio padrone, il dirigente scolastico è un rappresentante del mio datore di lavoro, che è lo Stato con cui faccio un contratto. E quindi anche questa cosa del tempo parziale o part-time, che vogliamo chiamarlo, è una cosa che va assolutamente chiarita. Altre questioni che penso possano essere messe dentro sono i criteri di retribuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro, perché adesso è un far west dove in ogni scuola si fa quello che si vuole e perlomeno penso che sia il caso di arrivare a dei criteri nazionali. Dobbiamo rivendicare in sede di contratto che si mettano dei criteri nazionali anche per le principali funzioni che sono svolte nelle scuole, perché anche qui abbiamo la giungla, una scuola paga in un modo, un'altra si fa addirittura gratis, un'altra paga di meno, chi paga di più, non è possibile. Cioè, siccome c'è un principio costituzionale che allo stesso lavoro dovrebbe corrispondere alla stessa retribuzione, anche questa è una battaglia di ragionevolezza che dobbiamo portare al tavolo. Problema importante che dovremmo affrontare, sempre che tocca il nostro lavoro, è quello della formazione. Sapete che la legge 107 ha introdotto la formazione obbligatoria. Sapete anche che però non l'hanno potuta quantificare, perché questo è un compito che spetta ancora al contratto, quindi nel contratto ci dovremo occupare della questione della formazione obbligatoria. Lì avremo due problemi grossi. Primo, di mettere un limite, perché non diventi arbitrio del dirigente, ma neanche del collegio di docenti, perché qualche volta i collegi di docenti sono più pericolosi dei dirigenti. E quindi di mettere un limite a queste ore di formazione.
La seconda, importante, è che queste ore bisogna pagarle, perché in tutti i contratti di lavoro, in tutti i contratti di lavoro la formazione è equiparata al lavoro. Quando fa formazione è in servizio, e quindi se quelle ore le faccio extra perché io sto a scuola a insegnare e non posso farle durante l'insegnamento, me le devi pagare come ore di straordinario, e questo va scritto a chiara lettera nel contratto. E se non lo vorranno scrivere, lo dovremo denunciare ai colleghi dell'assemblea dopo. Chi è che ha il coraggio di dire che quelle ore vanno fatte gratis solo dagli insegnanti, che tutte, per tutti gli altri sono pagati? Quindi questo anche sarà un tema centrale, come noi porremo degli altri temi, probabilmente con meno possibilità di successo, perché un altro tema importante che sarebbe da porre e che in qualche modo vorremmo recuperare, e secondo me dobbiamo chiederlo comunque per almeno andare all'attacco, lo scatto del 2013 che ci hanno levato, no? Quella è una battaglia, perché come vi dicevo prima, guardate, non sempre le battaglie si vincono. Ma le battaglie si devono sostenere, perché è un dovere morale nostro quello di andare a fare queste battaglie, assolutamente, no? E bisogna chiarire, e mi avvio a concludere, bisogna chiarire delle altre normative che fanno soffrire i colleghi nelle scuole, no? La normativa sui permessi è una cosa che solleva grido di dolore da tutte le scuole della Repubblica, per quanto noi la capiamo perfettamente. Ma c'è qualche problema, perché la maggioranza dei dirigenti scolastici non vuole capire che cosa significa che io oltre i 3 giorni posso trasformare i 6 delle ferie che tu non mi puoi dare perché non puoi spendere soldi, li posso trasformare in permesso, e in questo caso non si applica la condizione che siano senza oneri, no? Probabilmente c'è un problema di lingua italiana, allora dobbiamo intervenire sulla lingua italiana perché sia chiara e si metta fine alla discussione e gli abusi nelle scuole. Io vi voglio ricordare che già l'alto contratto abbiamo vinto una battaglia importante, tutta nostra, che è stata l'eliminazione della parola concessione e trasformare in diritto il permesso, come ce l'hanno tutti. Uscire da questa assemblea con un documento che dia delle linee guida per la delegazione trattante, che sia semplice, chiaro, perché poi questo documento dobbiamo portare nell'assemblea. Non ho detto, ma ovviamente un piccolo cappello politico che rivendichi la nostra diversità è importante, non l'ho detto semplicemente perché l'ho dato per scontato, ma ovviamente non dobbiamo mai ammainare la bandiera di richiesta di un contratto separato per gli insegnanti, cari colleghi. Quindi questa è premessa indispensabile e ineludibile, perché non è che la GIDE degli insegnanti rinuncia alle proprie battaglie. Ci sono battaglie che possiamo combattere, sì, possiamo ottenere alcune cosucce, possiamo ottenere subito, altre sono di prospettive. È stata, ve lo dico, per me motivo di grande amarezza vedere che nella modifica dei comparti, che era un'occasione storica, perché tu riduci i comparti del pubblico impiego da 11 a 4 perché vuoi razionalizzare, no? Beh, era l'occasione, io gliel'ho detto sempre, era l'occasione per dividere i dipendenti pubblici non sulla base del posto dove lavorano, ma sulla base di quello che fanno, e lì avremmo potuto avere i contratti specifici per le varie professionalità, quella degli impiegati, quella degli insegnanti, quella degli infermieri. Non dobbiamo perdere mai la speranza di poter ragionare per ottenere quello che ci spetta, cioè il riconoscimento del fatto che noi non siamo dei impiegati, ma siamo dei professionisti dell'istruzione. Questa è la battaglia più importante e non la dobbiamo mai tralasciare. Tutto questo da Mantea, Giuseppe Candido per Gilda TV.